Fino al 26 maggio la scuola primaria e secondaria di primo grado di Mattarello aprirà le sue porte per mostrare progetti e iniziative svolte dagli studenti con il supporto dell'Associazione Docenti Senza Frontiere. Musica, elaborati, la mostra Storia in viaggio, dalla quale uscirà la copertina del nuovo quaderno etico, scrittori, laboratori e molto altro ancora animeranno la rassegna che ha come filo conduttore un tema quanto mai attuale, le migrazioni. Parlare di migrazione non è mai un'impresa facile, soprattutto con i bambini, lo è ancor meno a scuola dove numerosi sono gli alunni provenienti da paesi lontani. Come avete affrontato l'argomento? Condivido, parlare di immigrazione con i bambini non è facile, soprattutto perché l'evento è collegato ad immagini tragiche di morte in mare che ci trasmettono i mass media. D'altra parte, per capire bisogna conoscere, quindi la proposta di percorso didattico che abbiamo elaborato nell'istituto può essere riassunta in tre parole chiave. Partendo dalle esperienze personali dei ragazzi, di esperienze legate al cambiamento, traslochi, viaggi, cambio di luogo di vita, siamo poi arrivati a educare al senso di empatia, riconoscendo le emozioni vissute in questo contesto in se stessi e poi anche negli altri, per poi arrivare all'idea di accoglienza, accoglienza come ospitalità. Tra le tante iniziative c'è anche la restituzione al territorio di una raccolta di fiabe scritta con la collaborazione di alcuni docenti kosovari che hanno partecipato ad un progetto di Docenti Senza Frontiere e Associazione Trentino con i Balcani e che ha visto la scuola trentina e quella kosovara insieme nella costruzione di un ponte che potesse far parlare, comunicare e conoscere gli alunni tra di loro. Si tratta di un progetto che è nato 2 anni fa e quindi da 2 anni che è iniziata questa collaborazione fra il Kosovo e il Trentino e da questa collaborazione, da questo progetto è nato questo libro di storie che è un libro molto bello e molto istruttivo. È un libro che parla ma non solamente degli studenti di Trento o del Kosovo ma è dedicato a tutti i bambini. Per l'approccio a tematiche così delicate come la cultura dell'accoglienza, della cittadinanza attiva e della partecipazione, un grosso aiuto ci viene proprio dal racconto fiabesco, inteso come strumento di integrazione interculturale e inclusione sociale. Per l'occasione erano presenti l'assessore all'istruzione di Peia, l'assessore alla cooperazione internazionale Sara Ferrari e il preside della scuola Jamal Kada. Assessore, nelle scuole è sempre più importante costruire percorsi di cittadinanza attiva, perché? Perché oggi educare alla cittadinanza globale significa preparare le nuove generazioni a un mondo che ormai è sempre più interconnesso e interdipendente. A noi adulti oggi mancano questi strumenti di comprensione e di azione rispetto a dinamiche internazionali che avvengono, ci piaccia o no. Dobbiamo preparare i nostri ragazzi perché invece abbiano gli strumenti e le risposte giuste. Le fiabe sono figlie di viaggi e di scambi. Esse hanno percorso chilometri e viaggiato in 1000 strade con 1000 piedi. Molte sono adottate, si somigliano incredibilmente e in molte si trovano elementi comuni nonostante le distanze fisiche e culturali. La fiaba è ricca di personaggi ponte, cioè di quei personaggi che all'interno dei racconti tracciano una linea continua tra gli uomini. Da un continente all'altro in una dimensione atemporale uniscono individui e culture diverse. È questo un elemento che ci aiuta ad aprire la mente e il cuore all'altro e mette in risalto l'utilità della fiaba nella costruzione del dialogo tra popoli. Caterina, cosa ci cantate questa sera? Cantiamo canzoni che da alcuni anni abbiamo imparato da ogni angolo del mondo, possibilmente le canteremo in lingua originale. Per terminare la serata, i bambini di quarta e quinta di Mattarello e Romagnano, sotto la guida del maestro Marco Bertolini, hanno allietato i presenti con canti provenienti da diversi paesi, per sottolineare la ricchezza e la bellezza che la diversità nella forma della conoscenza può donare.